Ciao a tutti, io sono il Faraone. Parliamo oggi di un altro tesoro sconosciuto e nascosto dentro il Museo Egizio del Cairo, l'unico tesoro che abbiamo trovato dentro piramidi egiziani, è il tesoro della regina Hatshepsut, la madre di Cheope e la moglie di Snefro. Una sedia di legno dorato, un letto con poggiatesta e baldacchino, una portantina non è un corredo qualunque, ma quello di Hatshepsut, madre di Cheope, e il costruttore della grande piramide di Giza, e il mobilio di una camera da letto regale del 2500 a.C., un corredo simile forse al re Deva, la camera funeraria della stessa grande piramide di Cheope. Si tratta di una scoperta eccezionale del 1925, passata quasi silenziosa all'epoca dell'entusiasmo mondiale per Tutankhamon. Eppure questi mobili mostrano un'eleganza eccezionale, simile di in una casa moderna. La portantina è decorata da geroglifici in oro e il baldacchino completamente rivestito di foglie di oro e sostenuto da colonnine simili di palette di tenda, e il velo trasparente di lino che lo ricopriva doveva essere custodito in questo prezioso cofano porta biancheria. Il cofanetto più piccolo contiene ancora 15 braccialetti di argento, appartiene alla regina. La sedia massiccia, decorata di 3 papiri legati tra loro, e il poggiatesta placcato di oro ed argento, il sarcofago in alabastro, una cassa di alabastro divisa in 4 per i vasi canopi, che si vedono ancora i resti delle vesciere della regina. Originalmente la regina è sepolta ad Ashur e fu trasferita con i tesori a Giza vicino la piramide del figlio Cheope. Questo tesoro è l'unico tesoro che abbiamo trovato dentro i piramidi. Tu hai mai visitato questi tesori nel Museo Egizio del Cairo? E fatemi sapere. Ciao!